Vediamo un po' se funziona tutto. Vediamo, vediamo, vediamo. Ora dovrei essere live. Fatemi sapere se mi vedete e mi sentite correttamente. La stessa cosa vale anche per voi nelle stories, mi raccomando. Ciao, ciao, le prime che si stanno connettendo. Vediamo un po' qui sul gruppo. Vedo che stanno arrivando le prime persone. Ditemi se mi vedete e mi sentite correttamente, così inizio. Tanto che aspetto i vostri feedback, vado a dare un'occhiata ai commenti. Mary, yes, ok, perfetto, grazie Mary. Allora, vediamo se qui si dà una mossa anche sul gruppo. Allora, aspetta che proviamo ad aprire anche qua, che ogni tanto Facebook dà dei problemi, tanto per cambiare. Allora, vediamo un pochino Vediamo un se po' si qui sul vede gruppo. tutto. Vediamo. Persone, ditemi se Arrivo, mi vedete e mi arrivo, arrivo. sentite. Ecco qua. Allora, tutto ok, perfetto. Allora, sì, si sente e si vede. Ok, grazie mille ragazze. Allora, iniziamo. Benvenuta a questa ultima live di Acapofuweb dell'estate. Infatti la prossima live sarà a settembre, quindi mi prenderò un po' di pausa dalle live. Ovviamente continuerò a pubblicare contenuti sui social, però appunto mi prendo una pausa dalle live, anche perché, come vi ho già anticipato, quest'estate io e Lorenzo faremo un pochino di sistemeremo un pochino i nostri servizi, sistemeremo diverse cose, ecco, quindi ci prendiamo un po' di pausa per dedicarci proprio a Capofweb in pieno. Ora, vedo che anche sul gruppo mi state dicendo che funziona tutto, perfetto. Allora, dicevamo, la live di oggi, essendo appunto la live speciale, l'ultima della stagione, ho pensato di fare un Ask Me Anything. Cosa vuol dire? Vuol dire che potete chiedermi qualsiasi cosa inerente ovviamente al settore di cui mi occupo, quindi il web marketing. Quindi potete chiedermi cose sui social, sui blog, sulla SEO, sul copywriting, insomma sulla newsletter, insomma su quello che vi preme sapere sul web marketing. Ora, nei giorni scorsi mi avete già fatto diverse domande, quindi io partirò rispondendo a quelle, poi come al solito se in diretta volete aggiungere delle domande e farmene di nuove, io appena butto un occhio ai commenti vi rispondo. Allora, iniziamo con le domande che mi avete già fatto nei giorni scorsi. La prima è quella di Lisa che dice: Ciao Elena, io mi sto esercitando con i tuoi corsi a creare dei post come si deve. Tuttavia, quando chiedo commenta, nessuno mai lo fa. Pochi si sforzano di andare sul sito shop, ma piuttosto mi interrogano nei social e a volte mi sembra che le info passino inosservate. Com'è possibile creare più azione e quindi vendite? Sto usando anche influencer, promozioni, incentivi, eccetera. Tutto piace, tanti complimenti, ma da lì a comprare, help me. Allora, Lisa, in questo caso bisognerebbe un po' analizzare il tuo caso specifico per capire che cosa effettivamente non funziona. Io, non conoscendo il tuo caso, posso fare delle ipotesi generiche. Dopo magari vale appunto a verificare se effettivamente le cose sono così nel tuo caso. Di solito quando i commenti positivi ci sono, ma non ci sono gli acquisti, potrebbe essere un problema di solito di target, quindi magari stai attirando persone che sì, apprezzano quello che fai perché magari riconoscono che sono delle belle cose, ma non sono in target e quindi sono persone che non hanno bisogno del tuo prodotto e quindi non lo acquistano. Questo è un caso numero uno. Caso numero due, magari sui tuoi canali non sei abbastanza chiara nella comunicazione, quindi non dici chiaramente dove si possono comprare le tue cose, come si fa a comprarle, eccetera. Quindi gli utenti potrebbero dire ok, non ci capisco niente, la contatto, glielo chiedo in privato. Altra cosa, se appunto i tuoi utenti non commentano, vuol dire che probabilmente la tua domanda che fai appunto per ricevere commenti non è interessante per il tuo target. Cioè magari stai chiedendo qualcosa di troppo complicato, magari stai chiedendo qualcosa che semplicemente al tuo target non interessa. Prova un po' ad andare a vedere che domande fai nei tuoi post per vedere se effettivamente sono domande che potrebbero funzionare perché sono semplici, sono veloci, eccetera, e sono adatte al tuo target, oppure se invece sono domande troppo astruse, troppo complicate, che magari richiede del tempo per rispondere, quindi magari rimandano e dico lo faccio dopo e poi si dimenticano e così via. Quindi insomma, valuta un po' queste cose qui. Che domande fai nei commenti per ricevere commenti? Il tuo target, cioè se effettivamente stai tirando persone in target oppure no, e vai a verificare che la comunicazione su tutti i tuoi canali sia chiara, sia semplice, in modo tale che l'utente possa andare al tuo shop facilmente, possa trovare le informazioni che cerca facilmente, insomma che tutta la user experience, diciamo, dei tuoi canali sia positiva e facile. Poi passiamo invece alla domanda di Giulia, che dice: Sul SEO ci sarebbe da aprire un mondo, però se puoi darci intanto delle nozioni base e magari approfondire nel tempo sarebbe interessante. Allora, sì, la SEO effettivamente è un argomento molto molto vasto, quindi sicuramente ne parlerò ancora in autunno e farò delle live apposta su argomenti specifici della SEO.
diciamo, parlarne così di qualche consiglio spot così generico che vi posso dare base. Allora, diciamo, considerate questa cosa della SEO. Allora, spesso della SEO si pensa che sia questa disciplina astrusa, per cui si inseriscono dei codici strani sul sito, eccetera. In questo modo Google vi trova e vi indicizza nelle prime posizioni del motore di ricerca. Non è così. Allora, all'inizio della SEO era in parte così, oggi non lo è più. Oggi l'algoritmo di Google premia proprio i contenuti di qualità, quindi quelli che effettivamente rispondono a un bisogno, una domanda dell'utente e ovviamente al bisogno a cui corrisponde quella determinata parola chiave che l'utente ha digitato su Google. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non si tratta, fare SEO non significa tanto ottimizzare, inserire la parola chiave in punti precisi o inserire la parola chiave tot volte, queste cose qui, no. Fare SEO di base oggi significa rispondere alle domande degli utenti, sostanzialmente. Quindi vuol dire individuare delle parole chiave utilizzate dal vostro target e una volta che le avete individuate, vedere qual è la risposta migliore a quelle domande, perché di solito le parole chiave sono domande, come fare X, dove trovare Y, eccetera. Quindi se create un contenuto che risponde bene a quel tipo di domanda, a quel tipo di intento di ricerca che l'utente ha con quella parola chiave, avete ottime probabilità di arrivare in prima pagina. Poi, chiaro, ci sono tutti i discorsi su quanto è competitiva quella keyword, quindi magari se usate una keyword molto molto competitiva, quindi che tantissimi siti ne parlano, è chiaro che sarà molto più difficile. Così come usare keyword che nessuno cerca su Google non ha senso, quindi non vi porteranno traffico, quindi sono tante piccole cose ovviamente da considerare, però di base il concetto chiave che vorrei che vi rimanesse in testa è proprio quello di rispondere ai bisogni del target che cerca su Google. Quindi, primissima cosa, create una customer journey del vostro cliente ideale in modo da capire o meglio, cosa va a fare su Google, quindi, e se ci va, perché non tutti i target vanno su Google, se va su Google che cosa cerca, che tipo di parole chiave, di che cosa ha bisogno, quali sono i suoi problemi, i suoi bisogni da risolvere, eccetera. E da lì costruite la vostra strategia SEO. Secondo me questi sono i concetti chiave fondamentali. Dopo, per il resto, appunto, approfondiremo magari quest'autunno quando tratteremo appunto il discorso SEO. Adesso volevo vedere se c'era qualche domanda che mi era sfuggita. Allora, sulle storie c'è tutto a posto, vediamo sul gruppo Facebook. Allora, sì, c'è una domanda di Alessandra che dice: Ciao Elena, una domanda sulle foto. Io realizzo bijou, lo sfondo deve essere bianco o deve essere più movimentato? Mi riferisco ai post su Instagram e Facebook. Grazie e buone vacanze. Allora, diciamo che lo sfondo dipende sempre un pochino, come in generale un po' tutta la comunicazione sui canali online, questo appunto è un discorso generico, dipende sempre dall'obiettivo che si ha, quindi se e dallo stile ovviamente che vuoi dare. Allora, consideriamo che di solito sui social non si mettono foto su sfondo bianco perché fa tanto effetto catalogo. E questo sui social di solito non funziona tanto, perché ovviamente uno va sui social non per vedere un catalogo, ma ci va magari per chiacchierare, per svagarsi, per imparare cose nuove, eccetera. Quindi diciamo che le foto dei social dovrebbero essere di solito un pochino più, come dici tu, movimentate, nel senso che dovrebbero raccontare una storia. Cioè il prodotto dovrebbe essere inquadrato in uno scenario, su un determinato sfondo, in un determinato contesto, eccetera, in modo tale che racconti qualcosa, incuriosisca. E il prodotto su sfondo bianco questo non lo fa, quindi di solito le foto su sfondo bianco le si usa magari sul sito per far vedere il prodotto, i suoi dettagli, tutto quanto, e invece sui social si usano foto un po' più appunto che fanno storytelling, che raccontano di solito. Poi dopo dipende sempre appunto dall'obiettivo del post, però ecco, di solito funziona così. Poi passiamo alla prossima domanda, vediamo un pochino se mi perdo qualcosa, che ho sempre il terrore di perdere delle domande. Allora, domanda di Rosa che lei dice: come faccio a emozionare le persone quando io stessa faccio fatica a esprimere le mie emozioni? Dunque, allora qui è una domanda complicata. Allora, diciamo che cosa fondamentale, sempre comunque, quando si parla di marketing, è conoscere il proprio target e quindi quelle cose che emozionano il tuo target. Perché faccio un esempio a caso, se tu hai come target le mamme o se tu hai come target, non lo so, le spose, ecco, sono due target molto diversi che vengono emozionati da cose diverse. Esempio stupido, ma per capirci, una mamma se vede la foto di un bambino attirata all'istante, perché comunque il suo istinto materno si risveglia e quindi la foto del bambino la chiama all'istante. Una ragazza più giovane non è detto che la foto di un bambino possa interessarla, anzi, ecco, quindi non è che ci siano cose che emozionano tutti,
ci sono cose che emozionano il tuo target, perché il tuo target ha determinate caratteristiche, determinati interessi, determinati bisogni, e quindi in base a quelli tu vai a cercare quegli argomenti che possono emozionare quel tipo di persona lì. Quindi, come prima cosa, per se vuoi emozionare il tuo target, è studiarlo, capire bene che cosa lo emoziona, quali sono gli argomenti, i tipi di foto, eccetera, che possono funzionare meglio. Questo lo puoi sapere ovviamente studiando il tuo target, quindi magari con questionari, facendo domande, eccetera, ma anche facendo dei test. Non so, una settimana pubblichi la foto del bambino, faccio per dire, rimanendo in tema, la settimana dopo pubblichi la foto di un fiore, faccio esempio a caso, e vedi qual è che ottiene più reazioni, ok? Quindi anche con i test puoi un po' capire in che direzione andare, anche perché in generale sul col marketing è sempre un test continuo, perché le cose cambiano velocemente. Quindi tu posta cose diverse, cerca un po' di capire cos'è che funziona di più e cosa funziona di meno, cosa smuove, diciamo, il tuo target. Sul fatto che tu fai fatica a esprimere le tue emozioni, ma questo in realtà conta fino a un certo punto, perché comunque non è che tu per emozionare il target devi emozionarti tu, o meglio, sì, cioè devi essere un, deve esserci un minimo di trasporto, però non è che devi raccontare le tue emozioni in profondità, non necessariamente. Ecco, l'importante è che cerchi di capire bene le emozioni del tuo target e cerchi in qualche modo di stimolare quelle emozioni lì. Poi, chiaro, se c'è anche il tuo trasporto che racconti di te, quanto meglio, ma non è che devi per forza essere super espansiva, super raccontare tutto di te per riuscire a emozionare il tuo target. Ecco, conta le emozioni del target e cosa emoziona il target. Poi passiamo a una domanda di Agora che dice: qual è il tempo più idoneo per fare durare una sponsorizzazione in media? Come ideare post su Facebook Ads? Allora, queste sono domande vastissime, qui ci vorrebbero delle live apposta, però diciamo qualche consiglio base. Allora, considerate sempre che nel marketing, a maggior ragione su Facebook Ads, non ci sono regole fisse. Diffidate da chi vi dice dovete fare questo, dovete fare quello, eccetera. No, perché in realtà ci sono sì delle pratiche che genericamente funzionano un pochino per tutti, ma in realtà ogni caso specifico è a sé. Quindi non c'è un tempo ideale per fare i post sponsorizzati, non c'è la frase perfetta da usare, la foto perfetta, eccetera. È una questione di capire bene cosa funziona per il tuo target e quindi dargli esattamente quella cosa lì. E questo lo si capisce con i test. Però diciamo che, volendo proprio fare una cosa super generica, diciamo che di solito un post sponsorizzato non dovrebbe essere messo offline, cioè dovrebbe avere come tempo di sponsorizzazione almeno 24 ore. Perché sotto le 24 ore non sai come sta andando quel post. Cioè, tu potresti ritrovarti che nelle prime 2 ore quel post lì ha fatto schifo e nelle 4 ore successive invece ha fatto il boom. Quindi mai mettere offline un post dopo meno di 24 ore perché sono dati molto provvisori. Durata ideale di un post sponsorizzato potrebbe essere circa una settimana, qualche giorno, una settimana come minimo. Dopo dipende anche lì dall'obiettivo del post, da cosa vuoi sponsorizzare, da cosa vuoi ottenere. Sono tante le varianti, quindi non c'è una regola fissa per tutti, però diciamo, ecco, almeno qualche giorno, ecco, provando a stare proprio su una media super, diciamo così. E come ideare i post su Facebook, e questa è una cosa vastissima, pensa sempre al tuo target, cioè il tipo di foto che funzionano bene col tuo target, il tipo di linguaggio che va bene per lui e ovviamente pensa ai bisogni del tuo target, cioè cos'è, quali sono quegli argomenti che potrebbero colpirlo, attirare la sua attenzione e spingerlo a leggere il tuo post sponsorizzato. Chiediti sempre appunto il tuo target cosa vuole e cosa cerca, perché da lì viene tutto il resto. Ora vediamo un'altra occhiata qui, che vedo che ci sono vari saluti, ma commenti al momento no. Adesso vediamo di non fare danni, schiacciando le cose sbagliate. Ok, ci siamo. A buon pomeriggio Luisa che si è connessa. Torniamo alle domande qua. Allora, Claudia invece diceva, e volevo chiederti, ma potrebbe anche essere un'idea per una futura live? Ci insegna a usare e leggere Google Analytics live per caprette proprio. Ok, allora, considera che Google Analytics ovviamente non te lo posso spiegare qui in 5 minuti perché come saprai benissimo è un tool complessissimo in cui si possono fare le mille cose. Quindi diciamo che i concetti base di Google Analytics, cioè i dati che tutti dovrebbero conoscere e controllare, sono ovviamente i click, sono le visite, la provenienza, quindi i canali, eccetera. E queste cose qui le ho spiegate mesi fa in un articolo sul blog, quindi magari vai a cercare quell'articolo lì sul blog, anzi aspetta, magari te lo faccio vedere qua al volo. Allora, vediamo un secondo, che ve lo attivo. È questo qua. Oddio, aspetta che ho sbagliato. Ecco.
è un articolo vecchio, quindi quando volete cercare gli articoli vecchi sul blog, usate qui il motore di ricerca. C'è una lentina in alto a destra dove c'è cerca sul sito, lì cercate una parola chiave e vi trova gli articoli che parlano di quell'argomento. In questo caso dicevamo Analytics, c'è questo articolo qui che ho scritto secoli or sono, quindi marzo 2018, quindi è vecchiotto, che però è ancora aggiornato, quindi vi dice quali sono le cose base da controllare su Analytics. Che sono queste qua, visualizzazioni della pagina, sessioni, frequenza di rimbalzo, sorgenti di traffico e canali, pagine più visitate, flusso di comportamento e conversioni. Questi sono i concetti chiave di Analytics, cioè le cose che proprio tutti, tutti, tutti dovrebbero controllare. Poi ovviamente se si va più in profondità si scoprono ancora più cose, però almeno queste sono le cose, le basi fondamentali. Quindi ecco, parti da lì e poi magari di Analytics ne parleremo anche quest'autunno in altre live specifiche, così andiamo più in profondità. Però per iniziare, puoi iniziare da lì. Poi ripassiamo qua, eccoci qui, torniamo alle vostre domande, eccoci qui. Allora, altra domanda è quella di Claudia, che dice, io volevo chiederti, ma potrebbe anche essere un'idea, ah no scusa, questo l'ho già letta. Allora, rimane, no aspetta, le domande dovrei averle fatte tutte, vediamo qui se ce ne sono delle altre. Sì, il link anche qui su in WhatsApp, sì, WhatsApp. Sì, dopo magari vi mando il link di questi articoli, comunque ve li pubblico sia all'interno del gruppo Facebook, nella descrizione proprio del post della live, sia dopo nei commenti e così via, quindi dopo le ripescate lì. Doriana dice, ciao Elena, io faccio pezzi in ceramica, le mie clienti vanno dalla signora che cerca un pezzo classico in ceramica, dalla ragazza che vuole un piatto personalizzato, al turista che vuole un ricordo sulla Puglia, ecco c'era il commento successivo. Come faccio a unire il target così vasto? Allora, il discorso target è un pochino complesso, nel senso che, allora, partiamo dal presupposto che ognuno di noi potrebbe avere effettivamente più target, come nel tuo caso. Però è anche vero che una piccola attività, come le nostre, fa fatica ad avere tanti target. Perché? Perché per poter attirare un determinato target bisogna fare tante cose nel marketing, no? Bisogna parlare il suo linguaggio, pubblicare contenuti che possono interessargli, studiare i suoi bisogni, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che fare tutte queste cose per tanti target diventa praticamente impossibile, ve lo dico anche per esperienza personale. Cioè, di solito sono le aziende che possono rivolgersi a tanti target perché loro hanno le risorse finanziarie e non per poter parlare a tante persone diverse. Nel nostro caso di piccola attività, parlare a tanti diversi è difficile. Non dico che sia impossibile, però è molto complicato. Quindi, come minimo, ti consiglio di trovarti uno o al massimo due target principali. Quelli con cui proprio ti piace lavorare, nel senso che sono persone che apprezzano bene il tuo prodotto, che sono disposte a spendere, per le quali fai prodotti che ti piace creare, cose di questo tipo, individua i tuoi target base, chiamiamoli così, e concentrati su quelli. Poi, dopo un domani, quando avrai fatto un buon lavoro di promozione, di marketing, eccetera, per cui dici, ok, questo tipo di target mi arriva di default, sono brava a tirarlo, eccetera, allora magari puoi iniziare a pensare anche un altro tipo di target. Ma per l'inizio ti consiglio di scegliere uno, massimo due target, e concentrati su quelli. Poi i target di altro tipo arrivano comunque, nel senso che non è che se tu ti rivolgi, non so, al turista, magari appunto la persona che invece abita in zona non lo prende. No, magari ti prende lo stesso il vaso a, non so, a tema Puglia, appunto, perché magari ha il parente che viene in visita e glielo vuole regalare, faccio per dire. Cioè, non è che se tu scegli un target tutti gli altri si cancellano, assolutamente no. Vi faccio sempre questo esempio qua per farvi capire. Io, per esempio, sui miei canali pubblico se, parlo sempre al femminile, quindi vi dico sempre ragazze, ciao, e do sempre del lei, non del lei, insomma, parlo al femminile. Ma in realtà mi arrivano anche clienti maschi, cioè non è che si sono sbagliati, è che comunque il tipo di comunicazione che faccio, il modo in cui lavoro, piace anche a loro, anche se non sono donne, e quindi mi contattano. Quindi anche se io non parlo al maschile, comunque degli uomini arrivano, certo sono la minoranza, ma arrivano. Questo per farvi capire che non è che gli altri target spariscono, cioè appena vedono che tu ti rivolgi al turista, allora tutti gli altri scappano, no? Magari un'occhiata ai tuoi prodotti danno lo stesso e se vedono che è qualcosa che a loro piace, ti contattano ugualmente. Quindi scegli uno o due target, concentrati su quelli e lavora su quelli. È l'unico modo per riuscire a lavorare bene, altrimenti si rischia proprio di fare un po' il tutto e niente. E quindi diventi un po' lobbista di turno, insomma, quella che non riesce ad avere una comunicazione efficace. Quindi mi raccomando. Infatti impazzisco, ma immagino, cioè con tanti target si diventa davvero matti. Allora, aspetta che c'è un'altra domanda qui, arrivo, se riesco a vederla. Ecco. Invece come faccio io a individuare il mio target dal momento che creo solo sfere natalizie? Allora, se crei solo sfere natalizie, tu hai un prodotto molto stagionale.
Il che vuol dire che venderai tantissimo sotto le feste e pochissimo negli altri periodi, immagino. Ecco, in questo caso ci sono due opzioni. Allora, puoi scegliere di dire, guarda, io comunque nel periodo natalizio vendo così tanto che mi va bene così, oppure dire, vabbè, sì, vendo nel periodo natalizio, però mi piacerebbe vendere anche negli altri mesi. Ecco, in questo caso qui allora dovresti effettivamente rivolgerti, fare anche tipo prodotto un po' diverso, adatto anche magari non al periodo natalizio. Piccola prima riflessione. Seconda, per il discorso appunto che crei solo spese natalizie, quindi immagino avrai diversi target, cioè appunto la zia che deve fare il regalo, la mamma, la nonna, non lo so, il ragazzino, non lo so, tutto quello che vuoi. Però anche lì non è che il fatto che crei un prodotto natalizio vuol dire che hai tantissimi target. No, cioè un prodotto natalizio può anche essere rivolto a un target o a due target, insomma potrebbe essere una cosa anche più circoscritta. Quindi valuta se nel tuo caso specifico effettivamente ti convenga scegliere un target o se dici no, mi servono davvero tutti, allora lì valuta un pochino. Potrebbe anche essere il caso di dover differenziare un pochino i prodotti per poter piacere meglio alle persone. Insomma, è un caso un po' complicato che andrebbe analizzato nel dettaglio, però ecco, valuta comunque nel tuo caso se riesci un pochino a restringere e quindi a rivolgerti a qualche target specifico, perché questo aiuta moltissimo la comunicazione. Doriana, grazie Elena, sempre gentile e generosa nelle risposte, buone vacanze. Ok, grazie, mi fa piacere. Passiamo di nuovo di qua, che c'è una domanda di Eliana che dice: Ciao Elena, tempo fa ho lavorato con te con MailChimp, ma visti gli ultimi cambi, il piano gratuito vedo che permette di fare ben poco. Ahimè, questo è vero. Stavo valutando MailerLite, che ne pensi? Grazie mille. Allora, MailerLite io l'ho testato tempo fa e mi sembra fatto abbastanza bene, tant'è che in tantissimi professionisti lo stanno usando. Quindi l'ho solo testato, non l'ho usato a lungo, quindi è il mio parere, diciamo, di parte, insomma, non ha veramente approfondito. Però mi sembra con un buono strumento, quindi insomma, valuta se effettivamente fa tutte le cose che ti interessano, valuta anche di passare a MailerLite. Io per esempio sono ancora con MailChimp, col piano a pagamento. Allora, so che MailChimp costa tanto rispetto appunto magari a un MailerLite o altri. Però guarda, nel frattempo io rimango lì perché ormai ho creato comunque una serie di automazioni, ho creato dei vari tag, eccetera, per cui spostarmi sarebbe davvero dispendioso da un punto di vista proprio di tempo, di fatica, e quindi rimango lì. Poi leggevo comunque tempo fa che MailChimp sta andando comunque nella direzione di creare tanti tipi di automazioni diverse, cioè cose molto avanzate che in pochi altri hanno, se non tool molto costosi. Quindi io per il momento rimango su MailChimp perché mi sembra che abbia ancora del potenziale, anche se effettivamente è a pagamento, ma considera anche questa cosa, questo vale un po' in generale per tutti i tool. I tool migliori come al solito sono a pagamento, grazie, ovviamente. Però ecco, quando si scelgono degli strumenti per il proprio business, bisogna anche fare un po' di valutazione e capire a che cosa ti servono. Se è un tool, se è uno strumento che per te è importante, perché per te appunto serve nella tua strategia, ti porta conversioni, ti porta clienti, eccetera. Io valuterei anche di spenderci qualcosina, proprio perché è un investimento, cioè è un modo che tu dici io uso questo tool anche se costa tanto, perché so che grazie a quello posso raggiungere dei risultati, che invece se uso il tool gratuito non posso raggiungere, posso raggiungere solo in parte. Ecco, fai questa valutazione prima di dire vado sempre da quello che costa meno, a priori, ecco, valutiamo sempre se effettivamente quello che costa meno mi dà tutto quello di cui ho bisogno per crescere, per continuare ad avere sempre più clienti, eccetera, o se significa accontentarsi. Ecco, in quel caso lì valutiamo anche di pagare gli strumenti perché in certi casi vale davvero la pena. Chiara dice: fino a un mesetto fa avevo parecchie visualizzazioni dei post su Instagram, ma nelle ultime settimane ho notato che vengono mostrati a pochissime persone. Per caso è cambiato qualcosa? Grazie. Allora, in realtà sui social gli algoritmi cambiano continuamente, cioè sono aggiornamenti costanti, non è che cambiano una volta all'anno. Dopo sì, ci sono periodi in cui c'è il mega aggiornamento, allora lì sono quelle cose più grosse, però ecco, in generale cambia costantemente, quindi il fatto che tu abbia visto delle grosse differenze potrebbe anche essere dovuto al fatto che è estate, la gente magari il tuo target in questo momento è in vacanza, l'orario in cui li pubblichi di solito in questo momento loro sono in piscina, sono chissà dove e quindi non ti vedono. Potrebbe anche essere questo, perché ricordiamoci comunque che durante le feste e durante l'estate le abitudini delle persone cambiano online parlando. Quindi valutate anche se è il caso di cambiare magari orari e giorni in cui postate proprio in funzione di questo cambio di abitudini del vostro target. Però ovviamente analizzate il vostro target per capire se effettivamente le sue abitudini cambiano oppure no.
E dopo altrimenti capitano anche quelle le giornate sfortunate, cioè anche a me può capitare ogni tanto di fare un post che viene visto da due gatti, non è che mi metto le mani nei capelli e dico oh mio Dio cosa ho sbagliato, sì ok analizzo un attimo il post per capire se effettivamente era un post così così che quindi non funzionava, ma se vedo che era un post nella media, diciamo come stile, come cose che dicevo eccetera, allora dico vabbè magari è stato un caso e quindi vedo il post successivo, se fa schifo anche quello allora inizio a pormi altre domande, però ecco considerate che gli alti e bassi purtroppo ci sono sempre, ecco quindi non impazziamo solo perché magari una settimana le cose sono andate così così, cerchiamo di capire cosa può essere successo e come eventualmente si può porre rimedio se è appunto una cosa grave. Ok, vedo che qua non ci sono altre domande nuove, quindi passo a vedere se ho dimenticato qualcosa, se no passiamo ai saluti. Allora, dovrei aver risposto a tutte. Ah no, mancava la domanda di Barbara, che diceva, credi che anche sul blog valga la pena di provare a emozionare il proprio target come su Instagram per fidelizzare mi impappino? Allora, dipende anche qui da come usi il blog e quali obiettivi ti sei posta. Allora, di solito i blog vengono utilizzati per attirare clienti da Google, famoso discorso delle parole chiave, eccetera. Se questo è il tuo caso, allora emozionare conta fino a un certo punto, cioè fare articoli di puro storytelling in cui proprio punti tanto sui ricordi, le emozioni, eccetera. Conta così così perché di solito non sono un tipo di articolo che si posiziona bene su Google perché di solito non risponde a delle domande specifiche, eccetera. Quindi diciamo che in questo caso qua, cioè se tu usi il blog solo per attirare clienti da Google, ecco, è un tipo di post che non ti serve fare. Se invece usi il blog un po' e un po', quindi magari alcuni articoli li fai per attirare clienti da Google, altri per fidelizzare gli utenti che già ti seguono, allora in questo caso creare post emozionali, chiamiamolo così, può avere benissimo senso. Considerando sempre che quel post lì, quell'articolo lì avrà vita una settimana circa, cioè finché ne parlerai magari sui tuoi social, sulla newsletter, eccetera, ma poi dopo di viste lì difficilmente ne arriveranno, proprio perché se non è ottimizzato per Google, non risponde a una domanda, eccetera, muore lì, ecco, è un articolo che non dura, che non vive nel tempo, ecco. Però, ripeto, ci sta benissimo se rientra comunque nei tuoi obiettivi, del tuo target, ecco, gli obiettivi che ti sei posta per la tua attività, eccetera. Io stessa alterno tipi di post diversi, cioè non sono tutti ottimizzati SEO gli articoli del mio blog. Lì dipende proprio dagli obiettivi che vuoi raggiungere con quell'articolo. Ecco, se ti permette di raggiungere degli obiettivi precisi che ti sei prefissata, va benissimo. Poi Paola, no, a me no. A cosa ti riferisci? Sempre al discorso del blog, a qualcos'altro? Ecco, identificami un attimo perché ricordate sempre che io vedo i vostri commenti con una decina di secondi di ritardo, quindi magari può essere che voi parlate di una cosa e io ne sto parlando di un'altra. Ecco, quindi magari contestualizzate un po' le vostre domande così capisco meglio. Metella dice, ti avevo lasciato una domanda su Facebook, puoi rispondere anche a me. Sì, adesso aspetta che la vado a beccare. Ok, era quella del vorrei un tuo commento sul posizionamento, che è la base di tutto, del mio prodotto sulle pagine social. Paola invece diceva non mi hai risposto. Allora, aspetta che vedo, che magari me la sono persa. Può essere che mi perda le domande ogni tanto, non la trovo. Paola, se puoi riscriverla nei commenti al volo, ti rispondo qua subitissimo. Intanto rispondo a Metella che invece diceva appunto di vedere i suoi social. Allora, considera che ovviamente per darti una risposta vera, professionale, approfondita, dovrei analizzare nel dettaglio i tuoi canali, quindi mettermi lì anche 1 ora, 2 ore, quello che serve per analizzare. Qui il tempo chiaramente non c'è. Posso andare a fare un salto velocissimo e dire proprio la prima impressione che ho vedendo i tuoi post. Possiamo fare una cosa di questo tipo. Allora, vado a sul tuo, non so, facciamo Instagram e vediamo che cosa vedo. Adesso vi condivido la pagina così vedete anche voi. Ecco qua. Allora, questo è il canale Instagram di Metella. Diceva se sì, aspetta che leggo la domanda, se si evince la ricerca e la proposta di materiali originali per i miei gioielli, materiali originali. Ok, allora se tu mi dici che materiali originali per te è la cosa importante, io adesso dovrei vedere due tuoi post che parli di materiali originali. Ora, vabbè, questi tre no, perché immagino sia, facciamo parte un po' di una grafica che vuoi mettere. Apriamo questo post, l'ultimo. Glam at the swimming pool. Ok, non mi parli di materiali in questo caso. Sì, ok, mi fai vedere i gioielli, tutto quanto, però non mi stai parlando dei materiali originali che stai usando, quindi da qua non lo capisco di sicuro. Proviamone un altro.
Vediamo se me lo carica. Qui addirittura non c'è descrizione, male perché la descrizione ci va sempre. Quindi anche qui non posso capire che stai usando materiali originali. Però andiamo a prendere, non so, questo in cui parli dei materiali, immagino qua. Use your hands, use your eyes, use, ecco, anche qui non mi parli dei materiali, non mi stai dicendo che questo materiale qui che hai fotografato è originale e perché è originale. Ecco, quindi diciamo che in generale l'idea che ho qui guardando il tuo Instagram è che quel messaggio lì dei materiali originali non passa, perché tu non ne parli, cioè è molto semplice il discorso, cioè se tu non mi dici che quel materiale è originale e perché è originale, io non lo posso sapere, cioè io utente ignorante, si intende. Cioè io vedo dei gioielli belli, fatti bene, tutto quanto, però per quanto ne so io, i materiali che vedo qua possono essere quelli di tutti gli altri gioielli, cioè non capisco perché questi debbano essere più originali. Ecco, quindi magari cerca di sottolineare questa cosa, cioè se per te è una cosa importante che i materiali che utilizzi sono originali, scrivilo nei tuoi post, nella descrizione, in cui dici ho usato questo materiale qui che è molto particolare per questo motivo, e in questo modo l'utente apprende questa cosa e la sa. Ok, allora adesso ritorniamo qua. Spero insomma di averti almeno un po' risposto, Metella, poi chiaramente chiaro dovrei fare un'analisi più approfondita per capire meglio. Paola, allora mi ha rimesso la domanda, grazie Paola, non so perché me la sono persa, però ahimè, può capitare tra i mille canali. Allora, su Instagram seguo dei profili che raccontano il loro prodotto scrivendo delle vere poesie. A volte mi viene il dubbio che dietro ci sia qualcuno che faccia questo lavoro per loro. Almeno che non siano, oltre che creative, delle scrittrici professioniste. Io purtroppo non riesco proprio, non riesco proprio, e al momento non posso pagare nessuno che possa farlo per me. E poi il mio prodotto vorrei raccontarlo io, ma allo stesso tempo non vorrei essere banale e utilizzare un tipo di scrittura da televendita. Cosa mi consigli? Allora, il fatto che le altre utilizzino appunto queste chiamiamole poesie. Magari va bene per loro, nel senso per il loro tipo di business, per il loro tipo di target, eccetera, non è detto che funzioni anche per te. Allora, ricordiamoci comunque che anche se ci rivolgiamo alla stessa tipologia di target generica, non so, le spose, le mamme, le nonne, le zie, eccetera, non vuol dire che ci stiamo rivolgendo tutti allo stesso target. Mi spiego meglio. Prendiamo le spose. Tu dici, mi rivolgo alle spose. Ok, che tipo di sposa? Perché ci sono tanti tipi di spose. C'è la sposa romantica, che gli piacciono i fiori, le piace il rosa, eccetera. C'è la sposa invece più moderna, che magari ama il rock, quindi i colori un po' più scuri, uno stile un po' più grintoso. C'è la sposa che pensa solo a spendere il meno possibile, quindi si accontenta delle cose base. C'è la sposa che vuole il matrimonio faraonico con chissà che cosa nel mega castello, eccetera, e così via. Di spose ce ne sono tante, e allo stesso modo ci sono tanti tipi di mamme, ci sono tanti tipi di ragazze, tanti tipi di donne, tanti tipi di qualsiasi cosa. Quindi cerca di capire se effettivamente il tuo tipo di target ha bisogno per essere maggiormente coinvolto di questo tipo di, chiamiamole, poesie. Se effettivamente è così, però non è nelle tue, non è nelle tue corde, cioè non è il tuo stile di comunicazione, prova comunque a usare il tuo stile di comunicazione, perché è vero che ci sono cose che sicuramente funzionano meglio di altre, ma è anche vero che, come dici tu, cioè, tu devi raccontare te stessa sui social, cioè come sei tu, come vivi il tuo prodotto, come lo crei tu, il tuo stile, eccetera. Se inizi a fingere, quindi a pagare qualcuno perché ti scriva le poesie quando tu non sei per niente poetica, è finzione, cioè vuol dire cercare di essere quello che non si è, e prima o poi quella finzione lì salta fuori. Quindi eviterei di fingere ciò che non si è, piuttosto cerca di trasmettere le tue specialità, cioè quello in cui tu effettivamente sei brava. Vi faccio un esempio su di me. Allora, voi come sapete, io sono molto diretta, vado subito al sodo e sintetica. Ecco, queste sono per un certo tipo di persone sono delle qualità, per altre no. Cioè, per esempio, se c'è una persona che ama fare sempre le quattro chiacchiere, raccontarsela lunga, ama essere, non so, appunto, parlare di tante cose diverse, il mio tipo di comunicazione probabilmente non piace, e quindi quel tipo di persona da me non verrà, perché dice, no, questa qui va subito dritta al punto, eccetera, a me piace invece che si parli della rana, della fava, eccetera, e quindi in quel caso lì io sto escludendo un determinato tipo di persone col mio tipo di comunicazione, ma è giusto così, perché io sono così, quindi cioè se a te piace il modo in cui comunico, bene, se no vai da Tizio, Caio, Sempronio, che ce ne sono tantissimi altri, ecco, la stessa cosa dovresti fare un po' tu, tira fuori il tuo modo di comunicare, individua ovviamente una nicchia a cui quel tipo di comunicazione può piacere e vai lì, non cercare di fingere ciò che non sei solo perché Tizio fa in quel modo là e per lui funziona. Lui è Tizio, si rivolge ad altri tipi di persone, è un altro tipo di persona lui. Quindi lavora su di te, sulle tue peculiarità e fai emergere quelle che sicuramente funzionano. Ok,
dovrei aver risposto a tutti. Vediamo un po' se c'è qualcosa qui sulle stories. Vediamo un po'. Ok, non vedo altre domande. Ok, gente, allora passerei la chiusura visto che ormai qui siamo online già da un bel po'. Allora, grazie mille per aver seguito questa diretta. Come vi dicevo all'inizio, è l'ultima, nel senso l'ultima, piano, è l'ultima della stagione, quindi per l'estate non farò più dirette. La prossima live sarà invece a settembre e insieme a settembre in realtà inizieranno qualche piccola modifica sul sito. Chi ha ricevuto la newsletter già lo sa, l'ho già anticipato lì. Sostanzialmente io e Lorenzo stiamo un pochino rivedendo i nostri servizi, i nostri prodotti, eccetera. Quindi diciamo che in autunno inizieranno un po' di cambiamenti, ecco, anche per il discorso prezzi, nel senso che saremo costretti anche a alzare i prezzi perché cambia il nostro tipo di regime di fatturazione, quindi ahimè le tasse aumentano, dobbiamo aumentare anche quello. Ma diciamo che in generale, ecco, vogliamo un pochino rivedere anche i nostri prodotti, i nostri servizi e così via. Quindi cambiano diverse cose in autunno, pertanto se avete qualcosa che vi interessava, un corso, una consulenza, un sito, eccetera, ecco, fatevi avanti già adesso a prenotarlo, perché ok che non possiamo accettare nuovi clienti per i prossimi mesi, però se vi prenotate adesso avrete il pacchetto, il costo attuale. Da settembre, dicevo, le cose cambieranno, quindi valutate voi, ecco, se cosa vi conviene fare, ecco. Ok, detto ciò, noi ci salutiamo, ci rivedremo con una live a settembre, però ovviamente in questi mesi comunque continuerò a pubblicare post sui social, articoli del blog, eccetera, quindi non vi lascio sole, tranquille, continueremo a lavorare sul marketing. E niente, noi ci rivediamo a settembre, buone vacanze, godetevi la vostra vacanza ovunque siano, io come vedete alle mie spalle sono in montagna, però vabbè, tornerò tra pochi giorni. E niente, ci rivediamo a settembre e ovviamente sui social, come al solito, per i soliti post, articoli, domande, eccetera. Buone vacanze, buona estate e a presto. Ciao ciao!